se non erro, aveva fatto 11 punti nelle ultime 5 partite insieme alla Spalla, la squadra che aveva fatto più punti. Penso che l'abbiamo battuta in maniera netta, meritata, giocando per alcuni frangenti gran calcio, in alcuni frangenti sofferenza illimitata, in alcuni frangenti segmenti tattici importanti, bravi nel ripartire, nel sfruttare gli ampi spazi di destra. 3 volte siamo andati nell'1-0, è normale che poi qualche palla lunga ci sta, però sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Non li fa appunto, ma perché abbiamo sbagliato troppo. Bravo, bravo Riccardo, infatti avevo paura io. Sono impazzito perché hai ragione, poi alla fine sbagli tanto, prendi gol, amen. Invece questa squadra è maturata anche sotto questo aspetto, no? È una squadra totalmente nuova, quindi quando prendevamo gol al 96esimo eravamo sfortunati, ma ci mettevamo anche qualcosa del nostro, no? Io però ho sempre avuto fiducia, sono un testardo, sono uno che non mi abbatto, non mi esalto, sono un uomo vero, di grandi principi. E nei momenti di difficoltà ci ho messo sempre il viso, ho detto che questa squadra per me non retrocedeva, qualcuno mi diceva ma le penalizzazioni, non ci sono mai andato dentro, al netto, all'ordo delle penalizzazioni, poi sfido chiunque, adesso magari metteranno in giro qualche altra cosa per turbare la settimana, che diceva che noi potessimo avere 10 punti di vantaggio sul playout a 13 giornate dalla fine. Io ogni tanto vedo un film di grandi sentimenti. E c'è una frase che mi ha colpito, l'ho detto anche dall'altra parte, no? Perché io sono uomo di sentimenti. Quello che fai per te rimarrà con te. Quello che fai per gli altri echeggerà nella storia. Quindi sarà il tempo a determinare se uno è uomo vero, se uno è un pagliaccio, se uno è in grado di poter rappresentare un popolo, se uno è una persona di principi. E chi più ne ha più ne metta. Io sono Ezzolino Capuano, fiero e orgoglioso di essere me stesso. No, un bel arezzo oggi, effettivamente, visto anche in salute fisica, però cioè, voglio dire, oggi c'è due giocatori che nel giorno è andato, che è stato anche molto sfortunato non averli. Che è una uno che ti ha recuperato pienamente e Giorgio e Benedetti, quindi c'hai due giocatori e Carlini che non l'ho mai avuto ma io non voglio fare dietrologia, ma noi abbiamo giocato tante partite, tutto il girone d'andata con due attaccanti soltanto più Mariani, no? Un ragazzino, abbiamo giocato con Bentancur e con Sasha Cori, eravamo contati a centrocampo, non abbiamo mai mollato. Abbiamo perso una partita nelle ultime 10-11. È una squadra che gioca bene, perché dicevano, ma sai, le squadre di Capuano sono brave nella fase dipendente, nella fase difendente. Le squadre di Capuano hanno una struttura, un equilibrio e sanno giocare a calcio. Punto. La posizione di Carlini l'hai spostata dopo 20 minuti, perché nei primi 20 minuti giocava un pochino più indietro e Benedetti gli rubava il posto, insomma. Bravo. Allora, tu che sei un bravo giornalista, ti sarai sicuramente accorto che hanno giocato con un sistema di gioco differente da quello che hanno giocato le ultime partite, no? Purtroppo contro di noi probabilmente facciamo paura, ci tengono troppo forti e per toglierci la giocata profonda hanno giocato con 3 difensori. E quindi hai visto bene tu, facevo fare l'interscambio a Benedetti per allargare, per trovare gli spazi. Tu forse non ci crederai, ma noi il gol che abbiamo fatto, giuro, lo abbiamo provato. Mettere palla dal fondo lunga sul secondo palo, perché nel studiare loro, magari poi domandatelo ai ragazzi, ho notato che non facevano la diagonale di rientro. Quindi anche quel gol non nasce in maniera fortunata. Abbiamo fatto 2 bei schemi sulle palle da fermo e poi li abbiamo presi 3 volte a destra, una volta può essere casuale, li abbiamo presi 3 volte nell'1-0. E poi hai detto benissimo sia tu che Giorgio, è una squadra in crescita sotto l'aspetto anche fisico. Ha avuto paura, mi sembra. Ha paura, è normale, ne pareggi tante, poi loro erano una grossa squadra, però poi sono intervenuto dalla panchina, no? Certo no, nelle sostituzioni, anche nelle sostituzioni, penso che gli ho dato una bella mano alla squadra.
una più voce. Io dico la verità, Tremolata per Panariello un po' di paura l'ha avuta, perché la squadra era arretrata. Però hai visto che i tre rimanevano sempre oltre la linea della palla e ci vedevano nell'ampiezza. Hanno messo Palumbo a fare l'intermedio che si allargava e poi hanno messo Cucuzza. Se io rimanevo così in panchina ero un allenatore normale, invece penso che la partita la leggo come pochi. Se rimanevo così non lo so, anche perché poi mettendomi così potevo fare il 2-0 due volte, no? 1-0. Mister Greco non ha risentito comunque della porta che ha preso all'inizio? Greco è un bel ragazzo, questo è un gruppo vero, un bel gruppo, un gruppo che mi piace, un gruppo di ragazzi seri, forti, che lotta, che si sacrifica. Ce l'ha messo una dedica su, per questa vita? A 4-5 uomini, uno è anche qui dentro. E ho aperto il blog, perché io sono così, e mi hanno dato la forza stamattina. Mi hanno dato la forza, io sono così. Vorrei fare i nomi, ma non li posso fare. Però loro lo sanno che li voglio bene, l'ho detto anche di là. 4-5 tifosi dell'Arezzo. Io leggo, ho vinto per loro, per coloro i quali hanno sempre sostenuto il sottoscritto, anche nei momenti dove tentavano di attaccarmi su cose inesistenti, perché probabilmente sul campo non mi possono attaccare, e quindi mi attaccano su follia. Io non devo esternare quello che faccio, l'ho già detto prima, sono uomo di risposta. Però mister, ci sono due trasferte due partite difficili, noi ce la possiamo giocare con chiunque, dottoressa. Noi andiamo a Carrara per vincere, andiamo a Prato per vincere, poi perdiamo, sono stati più bravi. Io a Pisa sono andato per vincere, altrimenti giocavo 3-5-2, no? Me la sono andata a giocare. Se Tremolata fa gol sullo 0-0, voglio dire, sono andato a Pisa per vincere perché non posso andare a Carrara. Tutto il rispetto per la Carrarese, che è una grossa squadra. Io gioco per vincere ovunque e contro chiunque. Non mi accontento, anche perché la classifica in questo momento c'ho 10 punti di vantaggio, quindi me la posso giocare con tranquillità. Quando la porta aperta, metta ancora il migliore in campo. Ha vinto un'altra volta Caguano. Andiamo avanti. Scusate, ha vinto un'altra volta Caguano. Bisogna stringere perché il mister deve partire, deve andare a questo pagano. Ha vinto un'altra volta Caguano anche con Pentacura. Ci possiamo togliere più alla fine, io la salvezza la do per la così. Grazie, magari possiamo. Mi conosci, no? Un punto per me in più rappresenta il massimo. Che ne so, può essere che succeda un miracolo, andiamo in Coppa Italia team, miglioriamo la posizione dell'anno scorso, che ne so. Io gioco per fare quanti più punti è possibile. Io gioco per la gente che mi vuole bene. E ce n'è tanta. E per far prendere collera a qualche verme. Vale. Grazie. Ciao a tutti, buonasera.